abbiamo voluto allestire questa mostra con un respiro veramente internazionale. Infatti entrando vi sarete accorti, come dire, dal lato dell'impatto enorme che hanno questi quadri di Franco Bocchi, che poi percorrono 40 anni della sua attività, ma al tempo stesso anche come dire, l'accuratezza veramente da grande museo che onora il pittore e onora anche la città di Chiari. Franco si pone in una linea controcorrente, cioè lui resiste in maniera in qualche modo polemica contro quello che arrivava dall'America, nonostante tutti i suoi aggiornamenti. Cioè, io ho frequentato il suo studio per contribuire a preparare questa mostra e ho avuto anche con lui dei colloqui fitti interessantissimi, uomo di spessore, di intuizioni veramente artistiche interessanti, ma la cosa che ho scoperto sono stati tutta una serie di disegni preparatori inediti di bellezza strepitosa, perché Franco Bocchi nasce rifiutando, come dico, molti grandi artisti hanno rifiutato l'Accademia, e lui ha fatto la stessa strada, cioè il percorso diretto attraverso la natura. Si raccorda inizialmente con le Conte Barbizon, che ne sappiamo bene che è quella scuola della foresta di Fontainebleau che precede gli impressionisti, per cui rivela una natura fortemente romantica, al punto che io ho definito la pittura di Franco nella sua evoluzione che vediamo all'interno di questa stanza una sorta di romanticismo pop. Proporre la bellezza attraverso la natura. Il terreno di questa mostra è stato straordinariamente spianato da un grandissimo artista che appartiene all'Europa ma che vive ora in America, cioè Cristo attraverso la famosa passerella gialla o passerella oro ci ha avvicinato per la prima volta alla necessità di un recupero tutto europeo del paesaggio. Cioè il paesaggio non è da buttare a mare come ci hanno insegnato gli americani o come ci hanno insegnato i pittori informali o l'avanguardia. Il paesaggio fa parte del linguaggio europeo. Franco Bocchi costituisce per cui un grandissimo punto di riferimento dal momento in cui sintetizza in questo modo evidentemente pop le immagini della natura stessa, per cui un autore sicuramente da considerare e che oggi noi celebriamo giustamente perché veramente se lo merita, e scoprendo anche opere che noi non abbiamo mai visto e riscoprendo la nostra vocazione al paesaggio e il nostro intimo guardare verso il cielo. Grazie. Innanzitutto perché l'uomo Franco Bocchi è un uomo di grande impegno civile. Franco Bocchi è stato uno dei primi veri, concreti, operativi, ecologisti, operanti a Chiari. Poi l'impegno appassionato, direi vulcanico, per il Parco delle Quadre. È uno dei promotori della Quadra Villatico, è uno degli ideatori, degli ispiratori, è il regista delle prime sfilate storiche della Quadra Rossa e degli spettacoli in piazza di Carmagnola, contraddistinto dal sangue e dal fuoco, è opera sua, perché come disse Franco Bocchi in una riunione delle quadre, il pubblico è femmina e va violentato. Questa è una frase storica che va interpretata correttamente, ma aveva perfettamente ragione, e la storia del Palio delle Quadre che ne è venuto dietro lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo ogni anno. È stato testimone, e continua ad esserlo, testimone di un'arte che è capacità di condividere il bello. La cifra della condivisione è fondamentale in lui. Franco ha marcato artisticamente la nostra città con questa sua icona, questa sua cifra fatta di bellezza e di gratuità. Franco ha creduto fortemente
nella forza aggregativa dell'arte, che lui infatti è stato a lungo organizzatore, promotore di mostre collettive nella nostra città per artisti clarensi e non, ma oltre a essere promotore e organizzatore è stato anche operaio e manovale, perché, e io insisto su questo, perché il mondo non si divide tra uomini di testa e uomini di braccia, ma si divide tra uomini e il resto. Da questa mostra antologica di Franco Bocchi mi rimarranno, finché campo, dentro l'abbraccio a volte forte, a volte tenerissimo della natura, di madre terra e di sorella acqua. E poi il viaggio interiore di un uomo che decide di intraprendere la strada faticosa e solitaria del dipingere, non in una gara a chi è più bravo, a chi è più quotato, a chi vende di più, ma in una sfida con se stesso per vedere quante idee, quanti valori, quante passioni, quanti sogni è capace di sradicare dalla propria anima e dalla propria storia per offrirli agli altri. Ecco perché Franco vive d'arte e vive d'amore. Thank you.